Mister, un pari pirotecnico, l'avete riacciuffata bene nel secondo tempo, avete rischiato anche di vincerla, possiamo dire, nel finale, possiamo dire pari giusto? Sì, pari giusto. Oggi è stata una grande partita giocata secondo me da due squadre forti, da due squadre forti secondo me che non c'entrano nulla con questa categoria. Noi dal punto di vista tattico diciamo abbiamo sofferto i primi 20 minuti perché non ci aspettavamo il loro cambio di modulo, il 4-1-2, un modulo che loro non hanno mai fatto. Ci hanno messo in difficoltà, è anche vero che sono andati in vantaggio sull'unico tiro in porta, poi dopo 20 minuti del primo tempo abbiamo iniziato a giocare, abbiamo trovato il pareggio e abbiamo fatto bene, poi nel secondo tempo quando ci siamo messi 1-2 con Stefano De Gidio, lo facevo sbarriare dietro la linea dei centrocampisti, li abbiamo messi in difficoltà, poi nel secondo tempo secondo me abbiamo giocato solo noi. Al di là del gol del vantaggio loro del 2-1 che è stata solo un'azione, una punizione, poi diciamo la partita nel secondo tempo l'abbiamo fatta noi, come hai detto tu, il rammarico è quello che alla fine forse la potevi vincere, però diciamo che pareggio è giusto. Una nota che esce un po' dai canoni sportivi e tecnici, è stato un bello spot però per tutto il calcio abruzzese oggi. Ma come no, ma questo io l'ho detto ieri in conferenza, questo è il derby d'Abruzzo, io da giocatore ne ho fatti tanti perché giocando a Pescara, giocando anche a Giulianova, però Teramo Giulianova è un'altra cosa, È stata, io prima ne parlavo anche con lo staff mio, ma anche con lo staff del Giulianova, è stata una settimana pesante perché preparare questa partita dal punto di vista mentale è stata difficile perché 15 anni sono tanti. Ci stava attenzione da parte delle squadre, della società e anche dei tifosi, perché è stata una sensazione bella, una sensazione dai, buona che alla fine fortunatamente da quello che mi dicono non è successo nulla, è stato uno spettacolo a livello di tifoseria di altre categorie, secondo me neanche in Serie D ci sono queste tifoserie, quindi io spero che soprattutto il Teramo, spero di rivederlo in categorie più consone a questa piazza. Mister, sul gol di Di Paolo, che intanto la conferma, avete sperato di vincerla la partita, poi ovviamente rischiato pure di perderla nel finale con il tiro di Touré. Sì, era una partita che noi siamo venuti qua per cercare di vincere, si è visto dai primi minuti, cioè io penso che sia stato chiaro questa cosa, quello che noi abbiamo cercato di fare, è normale che questo tipo di partita sta sempre in bilico, non è che puoi non rischiare niente contro una bellissima squadra, quindi è una cosa normalissima che c'è una deviazione o un tiro, ma passare due volte il vantaggio qua e come abbiamo imbocciato la partita, io penso che sia veramente tanta roba. Mi sarei dovuto cambiare qualcosina quando è uscito Bittaglie, forse per qualche problema, per infortunio, intanto ce lo dica lei ora, e se ovviamente c'è dispiacere per non aver azzannato la partita nel secondo tempo come fatto nel primo. Guarda, io non voglio alludere neanche a mercoledì, però io so benissimo ogni giocatore come sta, quindi si parte da questo presupposto che tanta gente magari o addetti ai lavori possono parlare, Bittai viene da 3 mesi ferme e non ha fatto la preparazione, se Bittai non scendeva fisicamente Bittai faceva, oggi poteva fare la differenza per la nostra squadra, quindi quel tipo di ruolo lui lo interpreta bene, loro non se l'aspettavano, quindi finché Bittai è durato io penso che il Teramo ha sofferto, poi noi Bittai lo sappiamo quello che è, però in quel ruolo poteva essere devastante, secondo me ha fatto molto bene. E con l'ultima battuta per la splendida cornice di pubblico sia da parte Giulianova che di Teramo? Io senza togliere niente a nessuno, innanzitutto dico che il pubblico giuliese è stupendo, cioè veramente bello, ti fa vivere delle emozioni bellissime. Poi lo stadio invece complessivamente è uno stadio da eccellenza, con tutto il rispetto della categoria, abbiamo visto veramente uno spettacolo in questo stadio, abbiamo visto uno spettacolo nel calcio.